viaggiatori! Benvenuti in India! Diamo ufficialmente inizio alla 10ª edizione di Pechino Express! 8.000 chilometri attraverso territori incredibili. Questa prima tappa percorrerete 372 chilometri e partirete proprio da qui, dalla città di Mumbai. Passerete poi dalla città di Wai, dove quattro coppie si sfideranno nella prima prova immunità. E arriverete al traguardo finale, Satara. A disposizione avrete solo tre cose: la mappa, la radio e un euro a testa al giorno in moneta locale. E sta a voi trovarli. Tre! Partiamo subito così? Due! Dai, forza! Uno! Vai, Gio! Parte Pechino Express! Ecco la lista dei mercati di Mumbai. Fate la differenza tra l'anno dell'indipendenza dell'India e quello dell'unità d'Italia. Così potete individuare il mercato giusto dove cercare il vostro indiano. Indipendenza dell'India mi sembra il 47. Unità d'Italia 1861. Ok, indipendenza d'India è 48. 48. Tu sai quando è l'anno dell'indipendenza dell'India? No. 1947, thank you so much. 100 meno 14, 86. 86 Colaba Market. Is you! Is you! Ah, I'm Rose, Mary Rose. Oggi dovrete trasformarmi in Abawalla, che non so, i rider indiani che consegnano il pranzo ai lavoratori di Mumbai. Il primo si chiama Ram Lal e sta lavorando a Colaba. A Dhobigat, where is Dhobigat? In Colaba. Italo-americani e siculi sono ancora in viaggio, ma verso i mercati sbagliati. Me l'abbiamo sbagliato per un anno. Abbiamo allora, sbagliato l'India Independence. Allora, invece di Crawford, andiamo in Colaba. È ora che te lo spiego. Ok, ho capito. E io sai, dopo quattro ore capisco. Bandiera, la bandiera di Pechino Express. Okay. It's here, Dhobigat. Ah, grazie. Sorry guys, where is Dhobigat? All'interno di quest'area, le coppie devono consegnare il primo pranzo ad un uomo di nome Ram Lal. Andrea! Sì. Andrea! Sì, ok, ok, andiamo, però. It's you! Nice to meet you, Ram Lal. Ram Lal consegna alle coppie il primo fondamentale strumento di Pechino Express, la radio. Le coppie devono recapitare il secondo pranzo. Shukla. Si trova Oval Maidan. Le mediterranee stanno ancora aspettando il passaggio che gli era stato promesso. Half an hour. Half an hour. Gli italo-americani e i siculi, invece, sono riusciti a guadagnare terreno. Ok, cacio e pepe, carbonara. O matriciana. O matriciana. Che gli hai dato? Quelli due. No, uno. Ah, only one. Ok, listen. There is no private car. Only one request, he can die for you. Thank you very much. Le difficoltà fanno esplodere le prime tensioni. André, chi domanda? Non fa errore. Ok, wait. Tutti sono diretti a Oval Maidan. Le aspetta Shukla con i loro soldi. Shukla! Ma anche una sorpresa per loro. Il pan. And now? Cosa devo fare? Annusare? Eat it. E non credo. I novelli sposi mangiano come se niente fosse, ma non tutti apprezzano. Dai, non ti sporca? Dai, piano piano, eh? Succede in tutte le gite. Le coppie ricevono i soldi e le indicazioni per consegnare l'ultimo pasto. Vai, Shukla! A una persona che si trova al parco di Shivaji. Lui gli darà il terzo fondamentale strumento. La mappa. Ti prego, ti prego, io muoio, ti prego. So please, help. Facciamo cartello. Vediamo se funziona. Finalmente le coppie arrivano alla bandiera. Vai, veloce. Primi sono gli avvocati. Materna! Materna lì! Seguiti dai novelli sposi. Chiedi, chiedi. Is you! Maternali, maternali. Il pranzo, for you, materna lì. Ciao, maternali. No, cosa mi fa? No, con lo spillo no. What is that? What? Ah! Andare troppo in fondo. Ai, 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 ai. Oh, se spingi ancora il cervello, tocco. Devono finalmente lasciare la tentacolare Mumbai e viaggiare in direzione della cittadina di Shirwan. Alcune coppie riescono subito a prendere passaggio. Yes. Chi è in macchina cerca di convincere l'autista a portarli più avanti possibile. Prova a domandare. È un secondo, quindi che cosa gli devo chiedere esattamente? Se per caso... Sì. Sì. Silenzio, popolo indiano, la radio. Sì. Ciao, Costa. Scendete dal veicolo su cui vi trovate. No. E cercatevi un posto per dormire. A domani. Ma non ci sono case. Hi, lady. We need a house for tonight. If you have a house... We can stay? Oh, my God. God.
Thank you. No, è tipo religioso, non lo tocca. Fantastico, grazie. Toto Schillaci, you remember, you have a telephone? Yes, you go to the... This. Okay. Hi. Hey, nice to meet you. Hi. Hi. Thank you very much. Intanto i novelli sposi stanno vivendo un'esperienza straordinaria. Ci siamo sposati. Di nuovo. Al primo posto ci sono i novelli sposi. Dietro di loro ci sono gli avvocati e la coppia di mamma e figlio. Più staccati in graduatoria troviamo gli ipocondriaci e subito dopo i siculi. A seguire ci sono gli istruiti. È la prima volta nella mia vita che dormo su un pavimento. Le attiviste e gli italoamericani. Fanalino di coda, la coppia delle mediterranee che si devono dare una mossa e cambiare passo se vogliono rimontare in classifica. Ciao Costa. Ciao Costa. Viaggiatori, ben svegliati. Dovete correre ai mulini Koh-i-Noor. Koh-i-Noor, mulini Koh-i-Noor. Lì ci sarà un'altra missione. Siamo riusciti ad ottenere un passaggio. Anche i novelli sposi hanno già il passaggio organizzato. Così come gli ipocondriaci. Gli istruiti vengono salvati un'altra volta dalla loro amica Yukta. Per le altre coppie, invece, c'è da cercare un passaggio. Ok. Ale, Ale! Non fai, non fai. Please, a car. Flag, the flag, here. Dovete pulire, setacciare 20 kg di curcuma per coppia e ottenere l'approvazione di una lavoratrice locale. Ok. Ale, come stai messa? Non so, la manicure... La manicure è andata, penso, Setacciata la curcuma, si passa alla seconda fase. Metterne 15 sacchi su un carretto. Piano, Dario, sono pesantissimi. Vai, vai così, vai così. Per andare al Libro Rosso vi dovete portare un sacco di curcuma con voi. Terminata la missione, le coppie devono raggiungere Costantino, che li aspetta con il Libro Rosso. Dale, il sacco dov'è? Cazzo, vai, vai, vai. Wait. Just wait, 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 wait. Eccolo il Libro Rosso, dai, andiamo! Correte, correte! Ci siamo! Benvenuti, benvenuti al traguardo di Why. Terze! Complimenti! Primi! Secondi! Quarti! Complimenti! Dovrete colorare una vacca tenendo come riferimento i modelli che avete qui dietro di noi. Dovrete poi portare la vostra vacca e quella già colorata fino in cima a quella scalinata lì dietro. Partirà un percorso che racconta ovviamente la vita di questo paese. 3, 2, 1, parte la prova immunità! La mucca che sta con gli italoamericani si è spaventata. On testa a testa, Federica Pellegrini. No. Mamma e figlio, ci siete? Sì! Partite! Piano, è sacra, cara! È sacra! Come i contadini del villaggio dovete caricare 9 fascine di canna da zucchero per seguire quali sono? Gli italoamericani, partiti per ultimi, rimontano e arrivano alle canne per secondi insieme ai novelli sposi. Dietro! Quickly, quickly! Aiutami, Ale, sono pesanti! Ah, quante? Che ne so, c'è una fascina! Tremendo! La canna da zucchero si ottiene una bevanda famosa in tutta l'India. Preparatevi 2 bicchieri belli pieni, beveteli e proseguite di corsa. Vai, vai! Vado! Mentre spremono le canne, gli avvocati non si accorgono che il loro carretto si sta allontanando. Ma che palle, sempre a correre, però! Improvvisamente, il carretto di mamma e figlio si ferma. Ma che sfiga! In India una delle razze più diffusa è quella che vi sta aiutando, la Krishna Valley. Ma nel mondo esistono molte razze diverse, individuate in questo elenco le 3 razze sbagliate. Gli italoamericani sbagliano e dovranno stare fermi 3 minuti. Cazzo, era la fascino, dai. Mamma e figlio azzeccano subito. Fassino. Yes. In the middle. Forza! Yes! Go! Forza, venite! La prima prova immunità è stata vinta da mamma e figlio. Vi godrete una splendida spa indiana. Ripartirete a 3 minuti di distanza una coppia dall'altra, nell'ordine con cui siete arrivati questa mattina al Libro Rosso. Abbiamo un po' di vantaggio, sfruttiamolo, dai. Se ci mettiamo lì che arrivano sia qua che qua,
Vai. Dove andate? Possiamo salire con voi? No, no. Tanto di abbastanza, dai. Dai, dai, ma noi siamo delle pippe. Ma in India non si deve mai sottovalutare il potere del karma. Che palle. Sfigati! Amo! Vi facciamo. Bella sfiga questa. 3, 2, 1, via! La coppia dei novelli sposi guida ancora la classifica, tallonati dagli avvocati in seconda posizione. In terza e quarta posizione ci sono i siculi e gli ipocondriaci. Al quinto gli italoamericani. Al sesto la coppia delle mediterranee, focalizzate sulla loro rimonta. Al settimo posto ci sono le attiviste. E in ultima posizione la coppia degli istruiti. Sì, Joe, ho visto Joe. Le attiviste perdono il loro passaggio e, convinte che il tempio sia vicino, decidono di raggiungerlo a piedi. Abbiamo superato tutti. Vabbè, facciamo affrontare. Corri! Thank you very much! Ben arrivate! Grazie! Bravo! Oh. Forza, siculi! Oh, corri! No! No! Gli faremo mangiare la polvere. Benvenuti! Evviva. Eccoci! Sei pronta? Vai! Insieme. Ecco gli italoamericani! La coppia vincitrice della prima tappa di Pechino Express è quella delle Mediterranee. Qui a Pechino tutto può cambiare da un momento all'altro. L'ultima coppia arrivata al traguardo è la coppia delle attiviste. Grazie. La seconda coppia a rischio di eliminazione è la coppia degli ipocondriaci. Il nome della coppia che volete eliminare. Ipocondriaci. Mi metto nei panni delle attiviste che sono nostre coetanee. Ipocondriaci. Siete ancora in gara! Wow.